Benvenuti alla nuova puntata del GCN Italia Racing Show. La scorsa settimana ci sono state corse interessanti come il Tour of the Alps, la Freccia Vallone, ma soprattutto la Liegi Bastogne Liegi. In questo show ne parleremo. Iniziamo la puntata. Iniziamo parlando della decana, la doyenne, la classica più antica di sempre. Sto parlando della Liegi Bastogne Liegi, che ha visto il successo del fenomeno Tadej Pogacar, che dopo il Tour de France lo scorso anno mette nel carniere un altro grande successo, questa volta una classica monumento. L'ultimo vincitore uscente del Tour de France che vinse la Liegi fu Bernard Hinault, ben 41 anni fa. Ma andiamo a vedere nel finale che cosa è successo. I fuochi d'artificio veri e propri si sono visti a poco più di 20 km dalla conclusione. La fuga era in prossimità di essere ripresa, c'era il nostro Lorenzo Rota all'attacco. Hanno attaccato prima Gegenhardt e Vingegaard, sono stati ripresi poi poco dopo e sono partiti in contropiede una decina di uomini, tra questi c'era anche Pogacar, Yates e anche Carapaz. Provano ad andarsene soli, prima Pogacar e poi Adam Yates, ma vengono ripresi, neutralizzati tutti e due questi attacchi. In contropiede a quel punto parte Richard Carapaz, che se ne va tutto solo provando a fare il numero della vita. Dietro però la reazione del gruppo è molto forte, i 9 che inseguono Carapaz non vanno d'accordo e quindi favoriscono il rientro del gruppo principale. A 14 km dal traguardo, sulla Rochefoucauld, Richard Carapaz è ancora davanti, tutto solo, ma la sua azione ha perso di intensità. Dietro attacca Davide Formolo, compagno di Pogacar, con a ruota Woods e Godu. Questa azione neutralizza definitivamente l'attacco dell'Ecuadoregno e a quel punto partono 5 uomini, Pogacar, Valverde, sempre il solito Woods che ha praticamente continuato l'attacco di Formolo, poi ci sono anche Alaphilippe e Godu. Da questo attacco rimane tagliato fuori lo sloveno Roglic. I 5 procedono di comune accordo, si va regolari fino a 1,5 km dalla conclusione quando Woods prova ad attaccare ma reagisce subito Alaphilippe. All'ultimo chilometro c'è Valverde in testa e forse ha peccato di presunzione, si è fatto trarre in inganno perché non è sicuramente la posizione migliore per potersi giocare lo sprint dopo una lunga gara come la Liegi. Valverde lancia lo sprint a poco più di 200 metri dal traguardo, Alaphilippe è in quarta posizione, Pogacar lo segue in quinta. Il francese rimonta tutti, sembra poter vincere senza nessun problema, ma Pogacar gli è dietro e lo infilza sul traguardo vincendo di una ruota circa. Bellissima vittoria quindi in rimonta dello sloveno che beffa il campione del mondo in carica Alaphilippe. Lo scorso anno era nato un po' diversamente, come tutti ricorderete Alaphilippe aveva alzato le mani in anticipo e se l'ha fatto beffare da Roglic, poi era stato comunque declassato. Quest'anno è una beffa un pochino diversa, però almeno si è giocato la corsa fino all'ultimo. Al terzo posto si classifica il francese Godu, poi Valverde e Woods. Ricordiamo che Valverde ieri ha compiuto 41 anni, incredibile vedere un corridore a quell'età essere ancora davanti una classica monumento a giocarsi la vittoria. Classe infinita per il murciano. Per quello che riguarda Pogacar invece è la sesta vittoria stagionale. Il suo prossimo appuntamento sarà il Giro del Delfinato, gara di rifinitura in vista del Tour de France, dove proverà a replicare il trionfo dello scorso anno. Anche nella Liegi donne c'è stata una volata a 5 e ad avere la meglio è stata l'olandese Demi Vollering, che ha preceduto la connazionale Annemiek van Vleuten e la nostra Elisa Longoborghini, che si conferma leader della classifica mondiale donne. Veramente una prima parte di stagione stratosferica per l'atleta azzurra. Al quarto posto poi la Nieva Doma e al quinto Anna van der Breggen. Il gruppo delle migliori è giunto al traguardo con 1 minuto e mezzo circa di ritardo ed è stato regolato dall'olandese Marianne Vos.
Freccia Vallone, mercoledì scorso si è gareggiato la classica che termina sul terribile muro di Wi e a vincere per la terza volta è stato Julien Alaphilippe. Non è successo niente di particolare fino agli ultimi 2 chilometri, quelli del muro. Ha attaccato per primo Roglic a circa 400 metri dal traguardo. Alaphilippe ha saputo aspettare qualche attimo per poi scaricare tutti i suoi watt e sorpassare lo sloveno proprio in dirittura d'arrivo. Alaphilippe festeggia così il rinnovo del contratto fino al 2024 con la De Koenig Quickstep. Ha chiuso il podio l'eterno Alejandro Valverde, poi al quarto Michael Woods e al quinto Barren Barguil. Freccia Vallone donne. Per il 7º anno consecutivo Anna van der Breggen riesce a vincere questa corsa. Incredibile il dominio dell'olandese sul muro di Wi, che questa volta ha avuto la meglio su Katarzyna Niewiadoma e a Elisa Longoborghini, poi al quarto Annemiek van Vleuten e al quinto Mavi Garcia. Tour of the Alps, successo del britannico Simon Yates, che possiamo dire ha fatto un bel rodaggio in vista del Giro d'Italia. Ha dominato letteralmente la seconda tappa, vincendo con grande autorità e nei giorni successivi ha dovuto semplicemente controllare la corsa. Sicuramente per la conquista della maglia rosa sarà un avversario temibile per tutti. Per quello che riguarda i successi nelle frazioni, ricordiamo le 2 vittorie di Gianni Moscon, che è tornato a trionfare dopo quasi 2 anni di digiuno. Ha vinto la prima tappa con un attacco stupendo da Finisseur, mentre nella terza ha battuto i compagni di fuga con una volata di 400 metri. È stato davvero bello vedere Gianni di nuovo tornare grande. Le altre tappe invece sono andate ad appannaggio di Peyo Bilbao e Felix Groschartner. Oltre al successo di tappa, Peyo Bilbao ha chiuso al secondo posto in classifica a 58 secondi da Yates, poi al terzo posto Alexander Vlasov, quarto Cepeda dell'Androni Giocattoli, quinto Carti, sesto Sivakov e settimo Nairo Quintana. Chiudiamo la carrellata delle corse con il successo di Michele Gazzoli del Team Colpack, che a Roma ha conquistato allo sprint il Gran Premio Liberazione. In conclusione vi ricordo che la settimana prossima sarà trasmesso su GCN Plus il Giro di Romandia, corsa a tappe di 5 giorni che vedrà il via corridori molto interessanti. Se il video vi è piaciuto ricordate di mettere like, commentare e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale Racing. Arrivederci alla prossima puntata, ciao!